Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come applicare questo effetto VHS, ossia di un video invecchiato, su un video, ad esempio, in HD o Full HD. Prima di tutto, però, vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Apriamo il nostro Premiere. Io ho importato questo video. E la prima cosa che andremo a fare sarà quella di duplicare la nostra traccia video due volte. Quindi, tenendo premuto Alt sulla tastiera, selezioniamo la nostra traccia video, la portiamo su una volta e la portiamo su due volte. Questo ci servirà dopo per applicare un effetto. Ora io li vado a deselezionare al momento, intanto non ci servono. Adesso gli andiamo ad applicare un livello di regolazione. Quindi andiamo su Nuovo elemento, facciamo Nuovo livello di regolazione, 1920x1080, facciamo OK, lo prendiamo e lo applichiamo al di sopra delle nostre tracce video che siamo andati a creare. Adesso andiamo ad applicare i primi effetti per appunto rendere invecchiato, per così dire, il nostro video. Quindi ci portiamo su Effetti, il primo effetto che andremo a importare è sotto effetti video, andiamo sotto distorsione e andiamo a mettere alterazione onda. Quindi lo prendiamo, lo portiamo sopra il livello di regolazione. Come vedete ci dà questo effetto ondulato. Noi non lo vogliamo ondulato, quindi lo andiamo a mettere quadrato. Poi come direzione gli andiamo a dare 0%. In questo modo, come blocco gli andiamo a mettere tutti i bordi in modo che così ci tira via i bordi frastagliati sopra, cioè, intorno al nostro video. Velocità di onda andiamo a mettere 0,1, quindi 0,1, e andiamo ad aumentare la larghezza d'onda fino a 600, 600, 650, in modo che ci dia questo effetto. Vedete di questa linea che si muove all'interno appunto del nostro video. Ora andiamo ad applicare un altro effetto, questa volta in disturbo e granulosità, sempre sotto effetti video. Quindi apriamo, andiamo a mettere disturbo, lo portiamo sopra sempre il nostro livello di regolazione e gli andiamo a dare un. Io gli do tipo un 14%, come vedete si crea questo effetto granulosità. Quindi in base anche al colore che avete voi del video potete modificare appunto la percentuale. Come vedete sul bianco si nota meno, sui neri si nota di più, quindi io lo tengo un po' basso, quindi su un 16%. In questo modo, così siamo già andati a creare questo effetto di appunto pellicola invecchiata. Ora andiamo ad applicare un nuovo effetto. Praticamente andiamo a scrivere RGB, che sarebbe rosso, verde e blu, appunto i tre colori principali. Come vedete, bilanciamento colore RGB. Lo prendiamo, lo portiamo sopra a tutte e tre i nostri video. Ora li andiamo appunto ad attivare. Quindi ci troviamo in ogni video, come vedete, bilanciamento colore RGB. Ora nel primo andiamo, tanto facciamo ripristino, li portiamo tutti al 100, teniamo 100% rosso e andiamo a portare a 0 il verde e il blu. E sul metodo di fusione andiamo a mettere scolora. Stessa cosa nel secondo, quindi facciamo ripristina, li riportiamo tutti a 100, questa volta portiamo a 0 il rosso e il blu, anche qui gli andiamo a dare scolora, e nel terzo anche qui andiamo a ripristinare e questa volta portiamo allo 0 il rosso, allo 0 il verde e lasciamo solo il blu.
Adesso ci portiamo sul primo livello, quello più in alto. Non preoccupatevi se l'ha tornata a mettere a 39, come vedete sono tutti a 39, ma è normale che sia così. Comunque, dicevo, selezioniamo il primo video, la prima traccia video appunto al di sopra, e gli andiamo a mettere una scala di 102%, in modo che ci crei, vedete, questo effetto blu e rosso dei contorni della nostra immagine. E questo sarebbe già di per sé l'effetto finito. Un'altra cosa che si può andare ad applicare, io ho trovato, lo vado a importare all'interno, come vedete, un green screen di una vecchia pellicola, cioè di uno schermo di un vecchio video. Quindi adesso importo solo il video, intanto l'audio non ci interessa al momento. Lo importo sopra, al di sopra, anche a livello di regolazione. Seleziono, lo vado ad allargare perché è veramente piccolo, quindi lo porto a grandezza praticamente che mi riempia tutto lo schermo, quindi direi 300%, se non erro, esatto. E adesso gli vado a tirare via appunto il verde, quindi vado in effetti, seleziono, vado a cercare ultra, l'effetto ultra, sotto a tipo di trasparenza, effetti video, tipo di trasparenza, ultra, lo prendo, lo porto sopra a livello del green screen. Come vedete, qui c'è il nostro effetto, qui ci dà il colore da andare a selezionare, quindi clicco sul colore, clicco sul contagocce, vado a dire prendimi il verde, e lui in automatico manderà a tirare via la nostra parte verde. Ci lascerà le scritte. Come vedete, ci va già a ritagliare in proporzione, non è più in 16 noni, ma in 4 terzi, come era appunto una volta. Ci va già a tagliare la nostra immagine, in modo da avere questo effetto. Nel caso voi non abbiate o non troviate, comunque se cercate in internet si trova green screen, old camera, old display. Nel caso non lo troviate, quindi non abbiate la possibilità appunto di andare anche a ritagliare in 4 terzi il vostro video, per farlo vi basterà semplicemente fare un nuovo livello di regolazione, quindi andiamo su crea nuovo elemento, facciamo un nuovo livello di regolazione, facciamo ok, lo portiamo al di sopra di tutti, quindi anche dell'altro livello di regolazione, andiamo sotto effetti, andiamo a prendere ritaglia, lo portiamo sopra il livello di regolazione appena creato e a sinistra e a destra gli andiamo praticamente a tagliare troppo un 15% più o meno, sì, dai, direi di sì, al massimo fate la proporzione con la calcolatrice. Comunque io direi che 15% sia a destra che a sinistra vada bene, in questo modo, in modo da avere in 4 terzi il vostro video. E niente, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Nel caso vogliate appunto fare dei video nei classici formati appunto VHS, io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa se avete domande o richieste, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!